Palma tutta la vita. Più di Napoli. Più di Napoli. Diciamo la verità, tu preferisci Palma perché qua la pizza è più buona. Ciao ragazzi, si avvicina l'estate, le persone si stanno vaccinando e vediamo la luce in fondo al tunnel. Fra un po' ricominceremo a viaggiare. Io ancora non ho propriamente ricominciato a fare il nomade, perché da marzo fino ad adesso ho fatto sostanzialmente avanti e indietro tra Milano e Fuerteventura. In tutto sono stato 7 settimane a Fuerteventura, quindi direi che per ora anche basta. Questa volta ho deciso di farmi un viaggetto vero e proprio, turistico, sfruttando un weekend lungo. Il dove andare è stato abbastanza irrilevante. Volevo solamente vedere un posto nuovo, così ho deciso di affidarmi a Tora Tora, che mi ha regalato il viaggio. Tora Tora ti permette di fare un viaggio a sorpresa, senza sapere dove vai. Lo puoi anche regalare a qualcuno. Basta selezionare le date e il numero di persone, e puoi decidere in quali posti non vuoi assolutamente andare, e il resto invece è a sorpresa. Io sono finito a Palma de Mallorca, in Spagna, le isole Baleari, che sono altre isole, sempre appartenenti alla Spagna, molto più vicine però rispetto alle Canarie. Con me è venuto il mio prode collaboratore e amico Mattia Guzman. Siamo stati a Palma solamente 3 giorni e avevamo delle attività organizzate da Tora Tora in programma. Appena arrivati abbiamo preso un taxi e siamo arrivati all'hotel. Hotel Balanguera. Check-in per 3 notti, colazione inclusa. Allora, siamo arrivati a Palma de Mallorca. Io non so niente di quest'isola. La città è una vera città. Io pensavo di essere in mezzo al deserto perché sono stato viziato da Fuerteventura. Domani abbiamo la prima attività e da domani facciamo sul serio. Lavarsi sempre le mani. Comunque stanno ripartendo i voli e le compagniere stanno facendo dei mega sconti. Abbiamo beccato un ragazzo in aereo che ci ha detto che ha comprato il suo volo per 5 euro andata e 5 euro ritorno. La prima sera siamo stati tranquilli, ci siamo fatti un giro e siamo andati a cenare. Se non sbaglio, una volta Palma de Mallorca era famosa per chi voleva andare a ballare la sera e fare festa. Adesso non penso sia una parte delle discoteche e quindi è molto più tranquilla. Abbiamo camminato senza una vera meta verso il centro e ci siamo fermati a mangiare un poke. Era molto buono. Anche se era tardi, ho deciso di farmi una corsetta perché mi piace correre appena arrivato in un posto per esplorare un po' la località. E così, anche se erano le 23, mi sono fatto 8 km per esplorare un po' il centro e il lungomare di notte. Non mi ero informato prima di arrivare, quindi non avevo idea di come fosse Palma de Mallorca, mi aspettavo qualcosa di più simile alle Canarie, di più simile a Fuerteventura. Invece la città in sé è indistinguibile da Barcellona. È una vera città, moderna, con tanti servizi, piena di persone e anche più costosa. Purtroppo non siamo riusciti ad esplorare la parte più naturale, e quindi sicuramente tornerò a vedere anche la parte naturale dell'isola. Il giorno seguente abbiamo fatto colazione al buffet dell'hotel. Buongiorno. Ho dormito male perché ieri sera alle 23 ho corso e mi dispiace, volevo essere fresco. Oggi abbiamo dormito tanto, ma ho dormito male. Sono andato a vedere l'attico con la piscina, ma non mi sono fatto il bagno perché mi dovevo allenare con il personal trainer. Mi sono allenato in corridoio. Sono frascico. Nel frattempo mi hanno fatto la stanza, è tutto in ordine, e io mi sono allenato qua fuori. Mi sono allenato qua fuori e le persone passavano. Io mi vergognavo un sacco, ma era l'unico posto per allenarsi bene col TRX. Va bene così. Bene, fra un po' andiamo a pranzare e dopo pranzo andiamo diretti a fare un'esperienza che ci ha prenotato Tora Tora, che non so neanche che esperienza è di preciso, ma comprende delle macchine di Formula 1 che dovremmo guidare, perché fra le varie cose da portare c'è la patente, un asciugamano e ricordarsi che queste macchine hanno il cambio automatico. Manuale. Ah, manuale. Io guido le macchine col cambio automatico, non so guidare quelle col cambio manuale, scopriremo che succederà. Dopodiché siamo usciti in cerca di un pranzo. La prima attività era alle 15, quindi avevamo tempo di farci un giro e poi mangiare con calma. È un exchange di criptovalute fisico, ma non posso pagare in bitcoin, quindi pagherò in euro. Mi serviva un berretto, prendo questo. Io al momento detengo 0 bitcoin. Mm.
stranamente moltissimi ristoranti erano pieni e quindi abbiamo mangiato in un posto a caso. Era molto buono, ma nulla di eccezionale. Cioè, era buono. Abbiamo speso troppo. Non lo so, era buono. Grazie. Sì, è unto. Cioè, sono unti i nostri piatti. Sono unti, guarda. Non lavare. Però vabbè. Bene così. Buona. Ok, però mi abbiamo preso due acque, le crocchette, un club sandwich e un hamburger per 43 euro. In realtà, sì, è tanto. In realtà è tanto. Dopodiché, taxi per la nostra prima avventura. Peccato aver dato l'indirizzo sbagliato al tassista e quindi mandato a monte tutti i piani. Sono un cretino, ma non quanto pensate. In pratica l'attività era in una via specifica che si trovava sia a Palma de Mallorca che in un paesino posto esattamente accanto. E ovviamente l'indirizzo era quello del posto esattamente accanto. Io non ho dato l'indirizzo completo al tassista, neanche l'ho letto. E quindi ci siamo ritrovati in questa via a caso a Palma de Mallorca senza sapere cosa fare, finché non ci ha chiamato l'attività e ci ha spiegato che ormai era troppo tardi per noi. Quindi niente giro in supercar. Va bene così. Devo dire che ero abbastanza disperato perché c'era anche brutto tempo e quell'attività non solo era molto bella e molto interessante e molto divertente, ma anche perfetta per quella giornata di tempo brutto. Però non ci siamo disperati più di tanto. All'inizio sì, ma dopo abbiamo recuperato. Ci siamo fermati in un caffè dove mi sono consolato con una torta e abbiamo deciso di esplorare il centro, perché tanto non ci sarebbero stati altri giorni, altro tempo per esplorarlo, e quindi abbiamo detto sfruttiamo questo buco libero. Allora, quindi... Allora, ci siamo fermati in questo caffè in centro per fare mente locale. Mi sono preso una mega torta, un tè verde e Mattia si è messo un'acqua perché a quanto pare non ha fame. Allora, su Instagram due ragazzi che vivono qua mi hanno consigliato un po' di cose da vedere qua in centro, quindi le ho messe qua sulla cartina. E niente, forse stasera ce ne rivediamo. Ovviamente, nel frattempo ha iniziato a piovere, va bene? Che è successo quindi? Allora, dato che piove ci siamo comprati le ponci. 2,50€ ben speso. Saremo i coglioni di sudati lì. Allora, siamo arrivati alla prima tappa, che è Plaza de Raimundo. Che è molto carina, molto vuota perché piove. Questo è il secondo posto, ed è Plaza del Quadrado, che è una piazza quadrata con delle palmette, delle sedie e... In realtà siamo esattamente alla terza tappa, che è appunto la cattedrale, quindi vedremo la cattedrale. E poi la B si chiama Carrer de Saint-Feliu. E ci stiamo andando dopo la cattedrale. Allora, siamo davanti alla gelateria numero uno dei TripAdvisor qua a Palma de Mallorca. Che te sta prendendo? Sto prendendo una gelateria grande. Buona. E della tua perché? Quanto costo sono? Mira, che dire sto, diciamo, il pequeño sono il buono o la carina? Ecco. Com'è? Allora, molto buono, sembra il gelato della Romana. A Roma. Una delle gelaterie più buone di Roma. Io mi sono mangiato una torta poco fa e quindi mangio la granita, che tra l'altro è ugualmente zuccherata. Buonina. C'è pozza di cassa di cavallo. Comunque, 5,50 per questa e quanto per il tuo? 3 euro. 3 euro. Ok, abbiamo fatto tutta quanta la quarta tappa, che è Carrer de Saint-Feliu. Avevo anche oltrepassato, vediamo un po' le prossime tappe. Mi
dopo il nostro giro ci siamo andati a rifocillare in hotel e su Instagram mi hanno scritto due italiani che vivono a Palma da un anno e mezzo. Così siamo andati a cena insieme. Lui è Gianandrea e lavora come architetto navale a Palma de Mallorca e lei è Fabrizia che lavora come graphic designer da freelancer. Come si chiama questo posto? Questo posto si chiama Saprenza. Siamo a Saprenza. Mangeremo cose spagnole tipiche proprio qua di Mallorca, mallorchine. È molto molto figo vivere qui perché poi quando vivi qui non vivi la città ma proprio vivi l'isola. Tu qui puoi vivere due parti diciamo del posto. Come dicevo prima Mattia, il ristorante, c'è il negozio, la, insomma le strade affollate, sai quel feeling un po' che anche puoi sentire che so a Milano. Tra l'altro funziona molto bene, i trasporti funzionano bene, la sanità funziona bene, è sempre tutto pulito, c'è benessere, cioè senti proprio, stai bene mentre sei qui. Poi però quando vuoi staccare, che so, tu puoi andare in dei posti e sei alle Maldive, non vorrei esagerare, però veramente stacchi e c'è, vai in delle spiagge dove c'è un mare veramente maldiviano ed è una figata, quindi ti senti veramente in vacanza. E invece stai a casa tua. L'isola è molto internazionale, nel senso che ci sono moltissime persone che vengono da tutto il mondo, soprattutto perché ci sono tanti velisti o comunque gente che lavora sugli yacht, quindi c'è molto ricambio di gente che va, viene, appunto gente da tutto il mondo ed è veramente carino. Poi ci sono i mallorchini che sono un po' più, insomma, un po' più chiusi se vogliamo dirla. Gianandrea, invece lavori qua come architetto? Sì. Navale? Architetto navale. In ufficio siamo quattro napoletani. Quattro ragazzi napoletani. Un ufficio fisico qua a Palma? Sì, un ufficio fisico qua a Palma. Ci siamo ritrovati qui perché essenzialmente il fondatore ha lavorato qui tipo 5 anni, una cosa del genere. Si è trovato molto bene, aveva diversi contatti e ha deciso di fare questo passo, ci ha radunato. Io ero a Southampton. Parma di Mallorca, tipo il porto turistico commerciale più grande d'Europa. Ci sta un cantiere molto importante che si chiama STP ed è praticamente Mallorca è un'isola che è un polo nel Mediterraneo dove passano tutti quanti i super yacht che fanno solitamente a nord Europa. Gli armatori comunque preferiscono viaggiare nel Mediterraneo come punto di partenza e quindi si fermano qui, fanno i sea trials, vengono tirate su, aggiustano le cose che ci sono da aggiustare. Infatti ci sono moltissimi spin-off, diciamo, di cantieri sull'isola, moltissimi uffici per esempio di cantieri importanti che sono qui sull'isola e si appoggiano a questo cantiere che si chiama STP e fanno lavori eccetera eccetera. E poi da qui partono tutte quante le barche che vanno ai Caraibi, okay, e fanno la traversata atlantica. Quindi c'è un ecosistema di gente. È un ecosistema gigante di yachtis, di capitani, hostess, steward, skipper, velisti importanti. È proprio un polo super importante della vela, del mondo nautico in generale, europeo, mondiale forse addirittura. Ti vedi qua nel futuro? Se le cose vanno bene con il lavoro sicuramente sì. Tra Napoli, Londra e Palma. E Palma. Preferisco, no, Palma tutta la vita. Più di Napoli? Più di Napoli. Nonostante la pizza, il mandolino, il Vesuvio, no, tutte le cose belle. Tu preferisci qua? Questo non si può dire. Diciamo la verità, tu preferisci Palma perché qua la pizza è più buona. Ma assolutamente. No, io sono celiaco e quella pizza non la posso mangiare, quindi per questo preferisco qua, perché la pizza non la posso mangiare e quindi... Com'è? Buono? Molto buono. Allora, due paglie, due acque, antipasti, dolcino, 103 in 4 persone. Normale, onesto. Il giorno dopo, sempre colazione in hotel e subito in taxi verso l'attività della giornata. Questa volta dovremmo farcela. Allora, questa attività dura 5 ore e se perdiamo questa... Questo viaggio è inutile. Questo viaggio è completamente inutile. È l'attività più bella, diciamo. Speriamo bene. L'attività consisteva in 5 ore in catamarano, un bel tuffo in acqua e poi il pranzo. Perfetto per una bella giornata di sole. Purtroppo la fortuna non è stata in questi giorni dalla nostra parte e quindi c'è stato un vento pazzesco, non tanto sole, ma nonostante tutto devo dire che ci siamo divertiti. Col sole sarebbe stato meglio, ma comunque ci siamo fatti il bagno e ci siamo divertiti. Ok, il vento è finito, non abbiamo più freddo, si sta bene. Nulla. Il catamarano si è fermato in quest'area dove non si può pescare, è protetta, e quindi ci siamo fatti il bagno in un mare pieno di pesciolini, che tra l'altro era molto calmo come una piscina e non era neanche tanto freddo. L'acqua, a detta dello skipper, era più o meno a 19-20 gradi. Vabbè, ciao, facciamo. Dopo il catamarano comunque eravamo distrutti perché siamo stati un sacco di tempo al vento e quindi siamo rimasti in hotel. Siamo tornati in hotel, ci siamo docciati, guardate un po' qua fuori. È uscito il sole. Come se niente fosse, ecco la luce diretta del sole. Veramente non ci credo. Qua c'è il sole e qua ci siamo noi che lavoriamo. Abbiamo dato un occhio al tramonto, al belvedere, al castello e poi siamo tornati di nuovo a casa.
L'ultimo giorno inizia con l'attività migliore, lo snorkeling. Abbiamo preso un taxi fino all'Arenal, che è una spiaggia molto lunga che si trova vicino a Palma de Mallorca, dove si fa un po' di festa, penso. E là c'era l'appuntamento con i ragazzi dello snorkeling. Siamo andati nel locale, ci siamo messi le mute, abbiamo preso le pinne e le maschere e siamo entrati in macchina con l'istruttore, che ci ha portato fino in un posto naturale e protetto, forse lo stesso del giorno prima, per andare a fare un po' di snorkeling e vedere i pesci. Snorkeling significa letteralmente galleggiare in acqua, pancia sotto, e provare a vedere i pesci. Non è come fare immersione, perché con l'immersione si ha la bombola e quindi si può nuotare fino a giù per un lungo tempo. Comunque è stata decisamente l'esperienza più bella, perché a me piace tantissimo stare a mollo, anche a lungo, e ci siamo mossi piano piano per tutta quanta la zona per vedere tutti quanti i pesci. Ce n'erano veramente tantissimi e per me è veramente bello e rilassante stare a mollo nell'acqua e sentire il rumore delle onde, del mare, vedere i pesciolini. Un'esperienza veramente bella che vorrei rifare. Dopodiché siamo tornati in hotel, abbiamo fatto il check out, siamo andati a fare il tampone rapido per tornare, perché per tornare serve il tampone rapido, anche se era domenica e anche se era pomeriggio. Abbiamo trovato una clinica in centro che faceva i tamponi. Ovviamente prima di tornare a casa va fatto il tampone rapido. Siamo in una clinica che si chiama Clinica Roger e sta in centro e li fa tutto il giorno, tutti i giorni, dal lunedì alla domenica. Nulla, è l'ultima cosa che facciamo qua. Comunque in Italia sono messo veramente tanto a trovare delle cliniche aperte il sabato e la domenica nessuna. Questa è aperta sempre, pomeriggio, sera, dalle 8 alle 20, la domenica anche, e fai tamponi in 24 ore molecolari e rapido anche 30 euro. E dopodiché siamo andati a pranzare. Ora mangiamo e poi ce ne andiamo in aeroporto. Siamo fatto oggi il catamarano, sarà un bellissimo sole. Gracias. Croquetas de jamón ibérico. Mamma mia. Ecco finalmente la famosissima margherita mallorchina, migliore di quella di Napoli. Scotta tantissimo. Non ho più fame io. Non hai più fame? Vabbè, però mangio io. Pranzo fatto, anche se ci rimaneva qualche oretta, per sicurezza siamo andati direttamente all'aeroporto e finisce qua questa mini avventura a Palma di Mallorca. Devo dire, sono stato troppo poco per comprendere bene questa isoletta. Tornerò sicuramente a fare un po' di esperienze naturali. Ringrazio veramente Tora Tora di averci regalato questa esperienza e fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti.